L'approdo nel porto militare di Punta Chiara da parte della nave scuola della Marina Militare, Palinuro, non è stato soltanto, dopo una lunga assenza, un ritorno nell'isola, ma anche l'arrivo della campagna internazionale di sensibilizzazione di cittadini e istituzioni organizzata da Mare Vivo sull'importante tema della transizione ecologica. A bordo della goletta, che accoglie una mostra itinerante, si è svolta una conferenza che ha visto la partecipazione di autorità locali, civili e militari e di esperti. Via audio è intervenuto l'assessore regionale all'ambiente Marco Purcu. Siamo a bordo Palinuro e questo per noi è il nostro quarto incontro. Questa campagna è iniziata un mese fa circa, sia su Palinuro sia sull'Amerigo Vespucci, per portare un messaggio molto importante. Una campagna che si chiama Only One, vuol dire One Planet, One Ocean, One Health. È tutto uno nella nostra vita. Ci dobbiamo veramente sbrigare a capire tutto quello che dobbiamo far sì che non affrontiamo il pianeta in maniera sbagliata. Il pianeta ci sta regalando la vita, il mare ci sta regalando la vita. Lo scopo della nave è quello di tramandare le tradizioni marinaresche della Marina ed è in questo contesto che si collabora con Mare Vivo per diffondere l'importante messaggio del rispetto dell'ambiente e del mare. Da nave Palinuro dunque viene lanciato da Mare Vivo un messaggio per tutti, che per un impegno maggiore volto alla tutela e alla conservazione del nostro prezioso e insostituibile pianeta, a cominciare dal mare.